Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con lo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 35, 25 ottobre 1936. Figlia mia, come fu concepita questa Vergine Santa, così ricominciò la nostra festa col genere umano, perché fin dal primo istante del suo concepimento ereditò la nostra volontà divina, la quale incominciò subito il suo lavorio divino nella sua bell'anima ed in ogni palpito, pensiero e respiro di essa con la sua potenza creatrice formò prodigi incantevoli di santità, di bellezza, di grazia, che noi stessi, che eravamo attori e spettatori insieme col nostro volere divino, restavamo rapiti e nella nostra enfasi di amore dicevamo com'è bella la creatura insieme col nostro volere. Essa ci dà agio di formare le nostre opere più belle e dà
vita in sé alla nostra vita. Il nostro amore gioiva, festeggiava, perché era uscita alla luce del tempo la nostra ereditiera divina, l'ereditiera della nostra volontà e della nostra stessa vita. E siccome in virtù della nostra volontà operante in lei era tutta nostra, esclusivamente nostra, guardandola sentivamo il nostro respiro, il palpito nostro, il nostro amore che sempre arde e ama, i nostri moti nei suoi. La nostra bellezza traspariva nel muoversi delle sue pupille, nel gestire delle sue manine, nel dolce incanto della sua voce rapitrice. Ci teneva tanto occupati ed in festa che neppure un istante potevamo distogliere da lei i nostri sguardi, sicché era nostra, tutta nostra. La nostra volontà per diritto era già sua e riconoscevamo in questa santa creatura la nostra ereditiera divina. Col possedere la nostra volontà già ne aveva preso il possesso. Ora questa Vergine Santa aveva la sua umanità, nella quale vincolava tutta l'umana famiglia quasi come membra al corpo. E come fu concepita, noi, per amore suo, guardando in lei tutto il genere umano, demmo il primo bacio di pace a tutta l'umanità e la costituimmo erede della nostra ereditiera divina. A meno che qualche ingrato non volesse riceverla. Ora vedi dunque come è certo che il regno della nostra volontà deve venire sulla terra, giacché esiste chi lo ereditò e avendolo ereditato una creatura appartenente alla razza umana, tutte le creature acquistarono il diritto di poterlo possedere. Questa sovrana celeste, presa d'amore, fece di sé un pegno nelle nostre mani creatrice per fare che tutti ricevessimo questo regno. E siccome questo pegno possedeva la vita della mia volontà, conteneva un valore infinito che per tutti poteva impegnarsi. Che dolce e caro pegno era nelle nostre mani questa santa creatura. Essa, col far scorrere la sua vita e i suoi atti nel nostro volere divino, formava monete divine per poterci pagare per quelli che dovevano ereditare il nostro fiat divino. Poi venne la mia umanità, unita al Verbo Eterno, e con la mia vita, pena e morte, sborsai il prezzo sufficiente per ricomprare questa nostra volontà divina e darla alle creature, come eredità che le apparteneva. Un atto, un respiro, un moto della mia volontà contiene tale valore che può comprare cielo e terra e tutto ciò che vuole. Quindi sia essa sola, la tua vita e il tuo tutto. Qui siamo nel volume 35, quindi è il penultimo volume, sono le ultime divine pennellate che il Signore diede a quest'opera, al Libro di Cielo, e sono anche densi quegli ultimi volumi, soprattutto di ampi riferimenti mariani, no? Quasi come se il Signore, prima di congedarsi da questa lunga conversazione fatta con i suoi figli sulla divina volontà, volesse dire: guardate, guardate bene colei, abbiamo sentito tante volte alcuni termini in questo scritto, no? Che è stata la prima ereditiera, quindi colei che l'ha perfettamente vissuta e ricevuta, e quindi essendo un membro della razza umana, come abbiamo ascoltato, ed avendolo lei vissuto con la perfezione assoluta, cioè che più di lei e meglio di lei nessuno può vivere nella divina volontà, perché l'ha fatto ininterrottamente con perfezione assoluta, tutti in forza di questa, come dire, abitudine che la divina volontà ha preso di abitare
e di vivere in un essere umano attraverso Maria, tutti quindi possono ricevere questo dono, però per la mediazione di Maria Santissima. Ora comprendiamo che la vera devozione alla Madonna, ecco, mutuiamo un termine inventato da San Luigi Maria Monfort, non può non essere finalizzata, presto o tardi in qualche modo o in un altro, a vivere questa stessa vita. Perché la Madonna non ha altro, come dire, da dirci, né altro da darci, perché non ha conosciuto altro. Noi non possiamo dare quello che non conosciamo o dire quello che non sappiamo. Ecco, tante delle cose che abbiamo letto erano già contenute, ci sono alcune espressioni, no? Tensione. E cosa dice Gesù di lei? Dice che lei, attenzione, era tutta nostra ed esclusivamente nostra. Questo tutta nostra lo ripete diverse volte. Sono dei termini che ricorrono, ereditiera, tutta nostra, esclusivamente nostra. E poi nell'ultima parte vedremo il pegno. Tutta nostra e esclusivamente nostra. Allora, certamente la Madonna nella sua vita terrena ha avuto delle relazioni anche molto profonde, con il papà e con la mamma anzitutto, e poi con San Giuseppe, con la quale ha condiviso all'incirca 30 anni di vita. La tradizione ci tramanda che San Giuseppe sia morto prima dell'inizio della vita pubblica di Gesù, ma presumibilmente non moltissimo tempo prima. E poi la Madonna è stata per una vita dopo l'ascensione con San Giovanni, quindi non è che è vissuta come un eremita, aveva delle relazioni anche profonde, umane, adesso a parte quella unica insomma con Gesù, che è evidente che fa parte del tutta nostra, esclusivamente nostra, però dentro il suo cuore non c'era nessun dubbio, e la Madonna era persona che amava e tanto. Beato San Giuseppe che ha conosciuto l'amore di Maria, beato San Giovanni che ha conosciuto l'amore di Maria. Stare vicino a lei era indubbiamente, senza nessunissimo dubbio proprio, un incanto. Abbiamo sentito insomma Gesù stesso cantare, decantare la sua bellezza, dicendo: la nostra bellezza, la bellezza della Santissima Trinità, traspariva nel muoversi delle sue pupille, nel gestire delle sue mani, nel dolce incanto della sua voce. Quindi, cioè, solo stare in contatto con lei era letificante, era beatificante. Tutte le persone che hanno visto la Madonna, che hanno avuto rapporti con la Madonna, lo dicono. Cioè, è una beatitudine, è un gaudio, è un godimento ineffabile quello che deriva semplicemente dal contatto con Maria. Immaginiamoci se che cosa possa significare sentire la voce, vedere gli occhi, vedere muoversi le mani. Io non so quanti si rendono conto, perché generalmente spesso, diciamo, la figura della Madonna, specialmente di questi tempi un po' particolari, ecco, messa un po' in un cantuccio, un po' in sordina, ma tutto quello che lei è tutto riflesso della Santissima Trinità, quindi riconoscerlo non è, mi si perdoni il termine, idolatrare Maria, d'accordo? Anche se Maria deve essere ipervenerata, non adorata certamente, ma ipervenerata sì, a lei si presta un culto di iperdulia, ma è riconoscere il capolavoro del Creatore, perché Gesù lo spiega, dice: noi eravamo attori e spettatori, perché ce la stavamo, come dire, facendo noi, ma al tempo stesso, vedendo quello che facevamo,
e sicuramente vedendo anche le reazioni di Maria a quello che facevano, ne restavano rapiti e incantati. Quindi è uno spettacolo unico. Ora, lei ha vissuto l'essere tutta di Dio, questo era quello che stavo cercando di evidenziare nel punto di meditazione, tutta sua. Quindi certamente lei è stata anche di San Giuseppe e ha amato profondamente San Giuseppe, lei è stata anche di San Giovanni ed ha amato profondamente San Giovanni, ma tutta di Dio solo. Questa cosa non dobbiamo pensare certamente a varie forme e modi, ancora di più l'esclusivamente nostra, no? Ah, la Madonna, cioè era proprietà privata, eh? San Luigi dice nessuno entra in Maria, tanto è vero che vivere in Maria è cosa che non è perfettamente alla nostra portata, nemmeno se ci mettiamo tutti gli impegni possibili e nemmeno con tutta la grazia di Dio possibile. Perché entrare in quel mondo Dio non lo permette a nessuno, se non gli apre lui la porta e lo fa entrare e gli fa percorrere, come dire, le zone, mi si perdoni questa immagine di Maria, che soltanto lui decide e dispone, perché è una grazia immensa entrare in questo regno, in questo mondo, il mondo di Maria. E quindi è esclusivamente, cioè proprietà privata, cioè la Madonna è di Dio e di nessun altro. In quanto tale, attenzione, e durante la sua vita terrena. Ecco, e quindi in quell'essere tutta di Dio ed esclusivamente di Dio sta il segreto della sua straordinaria santità, ma questo è anche il segreto della nostra santità, è il segreto della santità nella divina volontà. E allora, è evidente che noi siamo esseri umani, molti di noi hanno dei legami molto forti, cioè chi è sposato, chi ha i figli, i legami familiari, i legami di... Però Gesù nel Vangelo parla per tutti, abbiamo visto tante volte, quando dice chi viene a me e non ama me più di quanto ama la madre, il padre, la moglie, i figli, i fratelli, i campi, non può essere mio discepolo. Già Gesù dice qualcosa di questa cosa nel Vangelo. Quindi amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze, il primo comandamento. Tutto è riferito soltanto al comandamento di Dio. Amerai il prossimo tuo come te stesso, non con tutto te stesso. Oppure anche come io vi ho amati, certamente, quindi con la misura di un amore senza limiti, capace anche di donarsi al nemico, di perdonare al nemico, di pregare per chi ci maltratta, tutto quello che vogliamo. Ma non ci può essere nessuna creatura che ci prenda tutto, tutti, e non può esserci tra l'altro nessuna creatura che possa, come dire, vantare su di noi meno che mai un possesso esclusivo. Anche nei rapporti tra e marito e moglie, che è chiaro che sono esclusivi, attenzione, che il rapporto sponsale e coniugale in questo mondo è assolutamente esclusivo, perché il peccato di adulterio è peccato sempre e comunque gravissimo e veramente orripilante. Ecco, però, quindi ha una dimensione specifica sua propria, nel senso che l'amore sponsale umano, l'amore coniugale, chiamiamolo così, è differente dagli altri tipi di amore. Però, come dire, un cristiano adulto nella fede, Dio è il sommamente amato, dopo verrà mia moglie, dopo verrà mio marito, ma dopo, e questo non deve ingelosire o preoccupare il coniuge di una coppia cristiana, ma bisogna essere entusiasti, d'accordo, di questo, e perché è così, perché questo richiede l'ordine, il nostro cuore, la nostra vita, non è stata fatta per qualche creatura, meno che mai per quelle, diciamo, basse e becere idolatrate dall'uomo, che sono gli idoli del mondo, ma è stata fatta per il Creatore. Sant'Agostino scriveva diversi secoli fa: tu ci hai fatti per te e il nostro cuore non trova pace fino a quando non riposa in te. La prova empirica di questa verità è appunto che
quando anche noi trovassimo una creatura meravigliosa, tutto quello che vogliamo, parte il fatto che c'è comunque sempre dei difetti, dei limiti intrinseci. La persona perfetta non esiste, a meno che non incontriamo la Madonna, insomma, il resto non ci sono in questo mondo persone perfette. E anche quando stiamo bene con le creature, eccetera, eccetera, però se ci si fa caso, si avverte comunque quel senso di non pienezza, ecco, di non perfetta felicità, perché la creatura poverina è limitata, per quanto possa essere bella, amabile, piena di buone qualità, è però limitata, non è come l'altissimo. Ecco, quindi la Madonna fece questa scelta che non le ha impedito, ripeto, perché dice, ma essere tutti di Dio, esclusivamente di Dio, allora facciamo tutti quanti i frati, le suore, le monache. No, la Madonna non ha fatto la suora di clausura a vita, non l'ha fatto, avrebbe voluto farlo se fosse dipeso da lei, cioè se avesse potuto avere un desiderio proprio, perché poi la Madonna, dire della Madonna avesse voluto, c'ho paura che non si possa tanto dire, insomma, no. Però se possiamo parlare di desideri, per quello che era l'inclinazione del suo cuore, possiamo presumere, insomma, che avrebbe potuto desiderare un tipo di vita di questo genere, ma la divina volontà era altrove, si va altrove. Tutta nostra, il segreto, tutta nostra. E sappiamo anche che la forma più perfetta di consacrazione alla Madonna si chiama, diciamo, nel parlare comune, in due parole che la sintetizzano, totus tuus. Perché? Perché se io sono tutto di colei che è stata tutta di Dio, alla sua scuola, quindi essendo tutto suo, lei mi insegnerà ad essere, grazie a lei, col suo esempio, con la sua scuola, con la sua perfezione e intercessione, tutto di Dio. Tutto. Quindi quando diciamo queste cose, quando facciamo poi la nostra meditazione personale, vuol dire che nella nostra anima non ci devono stare delle aree, delle zone. Avete visto come gli indiani che hanno le riserve, d'accordo? Dice sì, va bene, io a Dio gli do tutte queste tante cose, tantissime, però ho delle cose che me ne tengo per me, d'accordo? Qui, per favore, questo non si tocca e non si può fare, non si può fare, perché Dio deve avere carta bianca con noi. Poi non è detto che lui tocchi tutto, d'accordo? Non è affatto detto, perché tante volte abbiamo meditato. Abramo, Isacco ce l'ha portato sul Monte Moria, ma Dio non gliel'ha toccato. Voleva vedere se faceva la mossa, diciamo noi, tra comuni mortali. Abramo l'ha fatta la mossa, ha detto stop. Quindi ora so che tu, dinanzi a me, sei tutto mio, non mi rifiuti nulla. E io non lo voglio, mi bastava che tu mostrassi con le tue azioni che non mi rifiuti nulla. Ecco, perché questa è una disposizione assolutamente fondamentale. È chiaro che è faticosa, cioè non è una barzelletta, una passeggiata, insomma, no, perché noi qui poi stiamo nell'orizzonte della fede, non camminiamo ancora in visione, quindi è certamente qualche cosa di impegnativo, ma gli effetti e i frutti sono veramente immensi. Ecco. Quindi a causa di questa sua donazione totale, no? Sappiamo che questa rievoca, quella che fece appena concepita, si presentò dinanzi al trono dell'Altissimo e disse: questa è la mia volontà, io la leggo al tuo trono, non la voglio conoscere. Questo prometto e questo farò, e questo la Madonna ha promesso e questo la Madonna ha fatto poi. Ecco perché immediatamente è diventata l'ereditiera divina, e ha posseduto per prima in pienezza la divina volontà, e come Gesù spiega, per amore suo, guardando a lei tutto il genere umano, demmo il primo bacio di pace a tutta l'umanità e la costituimmo erede della nostra ereditiera divina. Ok? Eredi della ereditiera divina. Quindi il patrimonio di Maria, se lo vogliamo,
è a nostra disposizione, a meno che qualche ingrato non volesse riceverla. Il patrimonio di Maria, Maria non aveva soldi, non aveva beni. Quando Gesù è morto, se non si fosse fatta avanti Giuseppe di Arimatea ad offrirgli il sepolcro, perché ci stanno anche delle cose molto terra terra, non ci pensiamo mai, ma la Madonna non sapeva dove metterlo Gesù, così come quando è nato non sapeva dove andare. Quindi insomma, la povertà che ha vissuto la Madonna, la povertà di beni, ecco perché alcuni santi si sono spinti molto avanti nella povertà evangelica, no? Però la Madonna ha partorito, quindi non ha dovuto partorire per strada, e Gesù è stato sepolto. Perché? Perché quando uno non c'è, queste cose, come Gesù spiega nel Vangelo, che sono le cose più basse, insomma, le cose materiali, se non ci siamo attaccati, quindi se non vogliamo procacciarci sempre il bene, il meglio, tutte tante le cose, ma Dio non le fa mai mancare. Gesù nel Vangelo, dove è già contenuto tutto, no? Cioè, ricordiamo sempre che le spiegazioni che lui fa sulla divina volontà sono dei grandi ampliamenti, certamente a volte sorprendenti e davvero edificanti, ma di ciò che è evidente che sia già stato rivelato. Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Cercate prima il regno di Dio e tutto vi sarà dato. In aggiunta, non affannatevi della vostra vita, delle vostre esigenze materiali, di quello che mangerete, di quello che berrete, di quello che vestirete, perché Dio non è che dorme o non lo sa che tu non puoi andare in giro nudo. L'ha detto lui che dopo il peccato originale bisogna coprirsi, anche se oggi molti vanno in giro nudi non perché non hanno i soldi per comprarsi i vestiti, ma per moda, no? Si perdoni questa battuta un pochino, ecco, cattivella e sarcastica. Nudi in giro non ci andremo e di fame non moriremo. Però bisogna vedere qual è il nostro patrimonio, dov'è il nostro tesoro. Lì dove è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore. Chi trova la perla preziosa, il tesoro nel campo, vende tutto, non gliene importa più di niente, cioè non esiste più niente. Ecco, quindi dentro, cioè, è importantissimo farsi provocare, ecco, da queste dinamiche, da queste realtà che ci mette davanti la perfezione assoluta della Madonna, che certamente noi non possiamo raggiungerla, però ecco, dobbiamo guardare ad essa come esempio fondamentale e normativo. Quindi Gesù conclude, concludiamo anche noi: il regno della divina volontà verrà sulla terra, perché è già venuto, perché c'è una persona che lo ha vissuto al top, quindi è solo questione di tempo. Sappiamo che 1800 circa anni dopo, ecco, creando l'anima di Luisa, Gesù ha voluto che questo regno fosse vissuto, così come è possibile viverlo, da un membro della razza umana segnato, come tutti, dal peccato originale, per cominciare ad aprirne le porte a tutti i primi, ecco, i primi pionieri, io li chiamo, i pionieri del regno della divina volontà. E poi però verrà un tempo sicuro in cui il regno della divina volontà verrà sulla terra. Questo Gesù lo dice tante volte negli scritti. Non sappiamo come, non dobbiamo neanche fantasticare cose strane o cose di questo genere, ma possiamo e dobbiamo credere a questo che Gesù ha promesso, perché Gesù non parla a vanvera. Ecco, infine il pegno. Ecco, la Madonna, presa d'amore, ha fatto di sé un pegno nelle nostre mani creatrici. Noi sappiamo che il pegno, dal punto di vista legale, è una garanzia del credito. Allora, che significa? Significa che quel debito, diciamo così, che Dio ha nei confronti dell'umanità, perché l'ha promesso, cioè dare il regno della divina volontà, la Madonna lo garantisce col pegno di se stessa. Per fare che tutti ricevessero questo regno, lei fece di sé un pegno nelle nostre mani creatrici. Siccome questo pegno, cioè lei, possedeva la vita della mia volontà, conteneva un valore infinito e quindi per tutti poteva impegnarsi. E ci ha pagato, facendo scorrere la sua vita e i suoi atti nel cuore divino, con monete divine, per tutti quelli che dovevano ereditare il nostro fiat. Viene Gesù sulla terra, sborsa il prezzo sufficiente per ricomprare questa volontà divina, perché la volontà divina è stata respinta dagli uomini e doveva essere
riconquistata, e soltanto il sacrificio di un Dio poteva fare una cosa di questo genere. Quindi vediamo come qui Gesù chiude facendo un riferimento alla sua opera, però vedete già non sono venuto a sborsare il sangue per redimere dal peccato, no, questo è il primo obiettivo, importantissimo, ma non è l'ultimo. Sono venuto a sborsare il prezzo sufficiente per ricomprare questa nostra volontà divina e darla alle creature come eredità che le apparteneva in quanto eredi della ereditiera, cioè della Madonna, a sua volta ereditiera della divina volontà. È molto bello tutto questo e ecco, posso scendere nel nostro cuore, riflettiamo soprattutto bene sul tutto nostra ed esclusiva nostra, chiediamoci quanto noi siamo tutti di Gesù e di Maria, solo di Gesù e di Maria. Bene, quanti di noi hanno fatto la consacrazione a Totus Tus nel cuore, ecco, rinnovino con attenzione a te, o Santa Vergine Maria, questa offerta. Probabilmente in molti, quando l'abbiamo fatta, neanche bene ci rendevamo conto. Adesso, anche attraverso la meditazione di oggi, sicuramente ci siamo entrati un pochino più dentro, e ringraziandoli di tutto quello che hai vissuto, che hai fatto e che fai, perché presto questo regno possa venire in ciascuno di noi, ti chiediamo di aiutarci a creare sempre in noi le condizioni per poterlo ricevere e di preservarci da quella grande ingratitudine di chi, avendo a disposizione un patrimonio tanto grande, sciaguratamente, purtroppo, non vuole riceverlo. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.